Non potevo mancare, mi ha accompagnato tutta la vita lui. Sono tanto emozionata, la sua perdita è una cosa grande, mi dispiace tantissimo. Io sono giovane, abbastanza giovane, ho 24 anni, però nonostante sia giovane l'ho seguito, perché seguo molto Maria, perché ho fatto delle cose, dei casting ad amici tanto tempo fa, 2 anni fa, e quindi sono venuto anche per questo, per salutarlo, nonostante io non l'abbia mai conosciuto dal vivo, però ho conosciuto lei, quindi volevo esserci. Per me è stato innanzitutto il motivo della mia nascita, visto che comunque ha aiutato mia madre a trovare una soluzione ai problemi di attacchi di panico, quando allora neanche si sapeva cosa fossero gli attacchi di panico. Inoltre è stato un punto di riferimento anche per i miei studi, perché mi ha dato spunto dall'attacco alla mafia che ha avuto lui. E ho preso spunto da lui, appunto, e ho iniziato a studiare criminologia, e quindi lo devo ringraziare sotto 2 punti di vista. È stato un grande uomo, una grande persona, è importante per me. La figura fondamentale, perché io sono certa che senza il suo aiuto magari lei non sarebbe qui sicuramente, e non so, io. Rivolgiamo al Signore le nostre preghiere, perché di fronte al mistero della morte è una simpatia. Maurizio Costanzo è come se fosse un membro familiare per tutti quanti, ci ha insegnato tante cose, e cioè siamo cresciuti con la sua intelligenza, con la sua professionalità. È assurdo che non ci sia più. Non ho parole, posso dire era solo un grande uomo e basta. Un maestro di vita. Sì, basta. Ha un ricordo particolare? Noi la sera, il giovedì, guardavamo le sue trasmissioni, tante cose. In questo momento non so cosa dire. Noi arriviamo dalla Prodasti, dalla provincia di Piemonte, per venire fino al suo funerale. Era un grande uomo, questo sì. Come on.